Come promesso, ecco l'unboxing di King's Dilemma, edito da Horrible Games, che introduce la sistematica dilemma. Andiamo a vedere. Sono dentro tutte le casate, quelle che dovrebbero essere gli stemmi delle casate. Cioè, anche la mia preferita, un porchetto. Abbiamo un regolamento di circa 40, no, queste sono la storia, idem, 35 pagine, scritte abbastanza grandi. Poi abbiamo anche un'errata, perché probabilmente ci saranno stati degli aggiornamenti delle regole. La mappa della regione e di tutto il mondo, che dice che cambia durante il corso della partita. Risorse, monete più grandi, varie cose da tirare via. Vari adesivi. Questa è una plancia di gioco, la scatola presenta tutte le lettere che arriveranno al re, con le carte dei sì e dei no, e un bel quantitativo di adesivi che leggevo se ne giocheranno più o meno la metà durante una partita di gioco, da qui il Legacy. Beh, con questo è tutto. Ah, pongo l'attenzione sul fatto che la scatola è sagomata per i salvataggi. Ciao ragazzi!